Buonasera a tutti ragazzi, nuovo video per la rubrica Zecca Garbugli perché voglio farvi una domanda che mi sembra abbastanza pertinente. Chi ha visto ieri Lazio-Milan avrà notato che a un certo punto viene fischiato un fuorigioco ad Abate e il Milan protesta e tutto. A un certo punto Donnarumma, sull'occasione mi sembra del rigore, va testa a testa con Mazzoleni. E non è come la storia di Bonucci che poi girando le immagini si è visto che c'era un distacco tra la testa di Bonucci e quella di Rizzoli. Qui si vede proprio la testa di Donnarumma attaccata a quella di Mazzoleni che lo sposta, lo spinge via addirittura, cioè lo allontana proprio per. Ecco, la mia domanda non è, io sono convinto che queste cose nel campo ci stiano e non è un problema. Io accetto qualunque cosa, accetto. Io ripeto, queste cose qua io sono convinto che nel campo di calcio ci possano stare, non sono così. Cioè, finché ci limitiamo a questo non è una cosa secondo me così grave. Ma la domanda è un'altra, non è per attaccare Donnarumma o difendere Bonucci, non mi interessa. L'unica cosa che dico io è, ma perché se io oggi apro Gazzetta.it o il Corriere o Tutto Sport o che cavolo volete voi, perché non c'è scritto niente di questa cosa? Perché? Perché non se ne parla? Perché con Bonucci sono andate avanti 4 settimane questa storia? E ancora adesso dicono, ma voi, non voi accerchiate gli arbitri e non vi fanno niente, Perisic viene espulso. Perché non si parla di Donnarumma ieri sera, ragazzi? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma cos'è l'esa maestà a dire che. Allora, queste cose si possono fare come la penso io, che dico che sono cose che si possono sopportare in un campo di calcio, o sono cose che non vanno fatte a prescindere, che la faccia Bonucci e che la faccia Donnarumma. Perché parlarne solo in un caso, però? Perché? Perché? È questo che non capisco. Ma cos'è l'esa maestà? È l'esa maestà a dire che il Donnarumma ha fatto una cosa che non andava fatta? Cioè, non lo so ragazzi, non lo so, qua è libero, ognuno riporta quello che volete. Io ieri guardo la Domenica Sportiva domenica sera, l'ho guardato un pezzo perché poi mi ha disgustato. Guardo quel pezzo lì e leggo e sento Nicky che parla e ti dice chiaramente che Rizzoli ha sbagliato in due occasioni Juventus-Inter. Doveva dare il rigore su D'Ambrosio sugli Steiner, cosa che ho detto anch'io nel video, che secondo me ci poteva stare, e c'era il fallo di mano di Medel in area. Perché dire, cavolo, vai, giorno dopo, accendi i soliti tutti i giornali, la Repubblica, Gazzette, tutto, eccetera, 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 eccetera. Che cosa leggiamo? Leggiamo una sola cosa. Nicky, Rizzoli ha sbagliato su D'Ambrosio. Ma ragazzi, mi ha detto anche che aveva sbagliato su Medel. No, ma quello non conta. Quello non conta. Bisogna parlare solo e solamente del fatto. Io dico, ma perché? Se uno vuol fare il giornalista sportivo, perché tirare solo l'acqua a un mulino? Perché? Perché? Io ho detto quel giorno la Bonucci sbagliò, sbagliò, anche se sono cose che io nel campo le sopporto, le potrei sopportare, anche fossi un arbitro. E la dico la stessa cosa su Donnarumma, io non ce l'ho con Donnarumma, secondo me ha fatto una cosa un attimo dettata dal nervosismo, ma non è una roba grave, ragazzi, voglio dire, c'è di peggio. Per me insultare l'arbitro è molto peggio. Tirargli una pallonata, cosa che ancora non è stata chiara, questa cosa qua, tirare una pallonata è più grave di questo, è molto più grave. Però, se non si fa là a Torino, non si deve fare manco a Roma. E allora perché solo da una parte? Perché solo da una parte? Perché non riportarlo questo? E questa è la domanda che mi faccio, la sto rigirando, l'ho girata già su Twitter a tutti i quotidiani, non mi hanno risposto nessuno. Perché non parlare di questo episodio? Il perché non bisogna parlare di questo episodio? Io ancora non l'ho capito, non l'ho capito. La cosa più scandalosa è questa, il fatto che non se ne parli. Qui sembra che se fa qualcosa un giocatore della Juve bisogna parlarne per forza in 400. Se lo fa uno del Milan, dell'Inter, della Roma, del Napoli, sono cose di gioco che ci possono stare. Ma non è così, ragazzi, non è così. Non è così. Mi sono stufato di vedere un giornalismo tutto a tinta unita. È inutile che mi vengano a dire tutte dalla stessa parte. È inutile che mi vengano a dire la Juve è il giornale, la Juve di qua, la Juve è aiutata, la Juve di qua. Perché non è possibile che l'unico giornale che un minimo difende la Juve è Tutto Sport. E non sempre lo fa. E non sempre lo fa. Poi vai a vedere la Gazzetta, il Corriere, non vedono l'ora di fare notizie contro la Juve. Io capisco che hanno un popolo, loro hanno il loro fattore, no? La loro zona geografica, vendono soprattutto ai milanisti, interisti, laziali, romanisti, napoletani, lo posso capire, ma non bisogna esagerare. Cioè ragazzi, ma può un giornale quotidiano nazionale dire che Gigi D'Alessio non ha vinto il Festival di Sanremo perché la giuria è juventina? Perché questo ha scritto al mattino, ragazzi. Ma dico, ma stiamo scherzando?
su via, ragazzi, dai, un po' di serietà per favore, perché qua adesso si sta veramente esagerando e ne è un po' pieno le scatole. Cioè, il calcio deve rimanere nel calcio. Qua si sta obiettivamente esagerando. Esagerando è tutto da una parte sola. Una cosa voglio dire prima di chiudere il video è che qua, se i giornalisti vogliono provare a far creare una nuova calciopoli, sappiate, ragazzi miei, che questa volta potete provarci in tutti i modi, ma non c'è trippa per gatti. Al prossimo video, ragazzi. Ciao!